Amen, il nome di un'entità pagana decaduta, un falso dio egiziano. Invece di ripetere a pappagallo, come fanno tutti quelli che appartengono alla cristianità corrotta, il nome del dio egizio Amen alla fine di ogni preghiera, noi facciamo questa cosa. Puoi usare una parola della tua lingua per indicare di essere d'accordo. Per esempio, in italiano, sì, così sia è pulito e chiaro. Questo indica che vuoi evitare di pronunciare nomi di falsi dei pagani e di scimmiottare le tradizioni di uomini. Amen è un'antichissima personificazione egizia dell'aria e del respiro, adorata soprattutto a Tebe. Alcune note da una pagina in cui ci siamo imbattuti, http://revelations.org.za dice, Amen era una delle principali divinità nella mitologia egizia, il cui culto si diffuse in Grecia, Siria e dintorni. Amun o Amon o Amen, antica divinità egizia. In origine il dio principale di Tebe. Amen acquisì importanza sempre maggiore e in seguito divenne Amen-Ra. Amen venne identificato come Re alla divinità suprema. Durante quel periodo gli israeliti erano schiavi in Egitto. Durante i 400 anni di schiavitù, gli israeliti persero il loro culto di Yehovah cadendo nel culto idolatrico egiziano. Il loro epico esodo richiese un periodo di 40 anni di purificazione nel deserto, prima che potessero entrare nella terra promessa. Nel sito ufficiale del Ministero del Turismo egiziano ci sono le seguenti parole con informazioni su Amen, l'idolo primordiale, Amun, Amon, e Amen-Ra, re degli dei, sono la triade, trinità, di Tebe. Tanto che un'antica preghiera molto nota sembra essere stata ripresa dal culto idolatrico egiziano e poi integrata in quello ebraico, cristiano e islamico o Amen, Amen, che sei nei cieli padre di chi non ha madre, quanto è dolce pronunciare il tuo nome, dacci il sapore del pane per il bimbo, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Amen. Conoscendo le sfumature idolatriche di questa parola, sorgono delle dovute preoccupazioni nel sentir pronunciare questo nome in frasi popolari nelle preghiere cristiane, islamiche ed ebraiche. Come ad esempio, te lo chiediamo nel tuo nome, Amen. Lodiamo il tuo nome, Amen. Lodate il Signore. Con la risposta comune Amen. Gli esempi qui sopra possono certamente essere delle dirette invocazioni rivolte a una entità spirituale chiamata Amen. Dovremmo quindi usare la parola Amen nella preghiera rivolta a Yehovah? Se abbiamo una parola pura come così sia e alluia, perché pronunciare Amen il nome di un dio egiziano? Volete saperne di più? www.a-kaal.info